dall'Argentina all'Estonia, dalle Filippine ad Hong Kong, dall'Italia alla Polonia, le voci di tutto il mondo si sfidano ad Arezzo. Ha preso infatti avvio il 66esimo concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo, che vede gareggiare in una singolare sfida a colpi di note le formazioni corali provenienti appunto da tutto il mondo. Arrivano da nazioni lontane dalla nostra, quindi è un concorso che, di cui se ne parla in tutto il mondo, in tutti i continenti. Anche perché andiamo in diretta streaming, quindi tutte le persone che amici di questi coristi argentini o filippini guardano Arezzo e le sue chiese, i suoi cori, e quindi il nome di Arezzo si diffonde nel mondo. Il primo appuntamento con la musica, nel quale si sono presentati tutti i cori partecipanti, ha avuto come sfondo la suggestiva Basilica di San Francesco. Abbiamo 10 cori internazionali che canteranno un brano per presentarsi. Da venerdì 24 inizia il concorso, che termina poi il 25 a Petrarca e all'Anfiteatro Romano. La serata inaugurale ha avuto anche un ospite d'eccezione, il soprano Eva May, che si è esibita sulle note di Gioachino Rossini nel 150esimo anniversario della morte. È una grande emozione perché io sono di fatto aretina, anche se sono nativa marchigiana, ma sono di famiglia aretina. Ho iniziato a cantare qui con il coro Coradini, con il maestro Corti, e quindi questa chiesa per me ha tanti ricordi meravigliosi della mia gioventù.